Un incontro familiare in un appartamento di un palazzone nella periferia romana, Ponte di Nona. Francesco ha voluto trascorrere l'ultimo venerdì della misericordia qui, con queste famiglie, formate da uomini che hanno lasciato il sacerdozio, per portare loro una parola di affetto e vicinanza. Spesso questa scelta infatti non viene condivisa da confratelli e familiari, lasciando nella solitudine, nell'abbandono chi la compie. Accolto con entusiasmo, Francesco ha dialogato con i presenti, ha ascoltato le loro storie e ha seguito con attenzione le considerazioni che venivano fatte circa gli sviluppi dei procedimenti giuridici nei singoli casi. Il tutto in un clima di festa e grande commozione, come ci racconta uno di loro, Andrea Vallini, che abbiamo raggiunto al telefono. Per me la prima sensazione è stata di qualcosa di puramente evangelico, perché diciamo dovrebbero essere i peccatori che vanno incontro al Signore, invece è il Signore che viene incontro ai peccatori, proprio come dice la parabola, e il padre che va incontro, Zaccheo oggi venga a casa sua. Quattro di loro sono stati anche parroci a Roma e dunque si comprende ancora di più il combattimento che li ha accompagnati nella scelta di lasciare il presbiterato e formare una famiglia, uno invece di Madrid, un altro dell'America Latina, mentre l'ultimo è originario della Sicilia. La gioia e l'emozione di questa visita sono state enormi per queste famiglie, ma non solo, come testimonia la folla che attendeva Francesco all'uscita. Sotto casa mia si era sparsa la voce, si era radunata una certa folla, una cinquantina di persone, e qualcuno che mi conosceva dice: ah, ha fatto proprio una bella cosa, lei è proprio bravo. E gli ho detto: è perché non sono bravo che il Papa è venuto, perché se no non sarebbe venuto.